Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come realizzare questo effetto inchiostro su una foto. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto un nuovo progetto, ho fatto 1920x1080, ma questo è a discrezione vostra, cioè fate pure le dimensioni che volete. E quello che andrò a fare è importare delle immagini PNG che ho trovato in internet, appunto di questi schizzi di inchiostro. Basta che scriviate splash ink PNG su Google e ve ne vengono fuori. Scegliete quelli che più vi piacciono, quindi li andiamo a importare all'interno del nostro disegno. Ora facciamo ok, dopo li andiamo a ridimensionare dopo con calma. Io ne ho trovati due, li importo tutti e due e adesso li andiamo a sistemare in base anche alla foto che avete, insomma, per cercare di riempire tutta la vostra foto. Quindi con Command T, selezionando appunto l'immagine che volete andare a modificare, andiamo a scalare e ruotare e posizionate praticamente la vostra immagine a vostro piacimento. Bene, una volta finito di sistemare la vostra immagine, andiamo a importarci sopra appunto l'immagine che vogliamo andare a rendere appunto con questo effetto inchiostro. Io ho trovato questa immagine, quindi la vado a portare all'interno sempre del mio disegno, la vado a ingrandire leggermente, e quello che dobbiamo andare a fare praticamente è scontornarla in modo da togliere lo sfondo e lasciare solo il viso, il corpo e i capelli. Quindi andiamo a prendere lo strumento seleziona rapida, andiamo a fare la selezione della nostra ragazza o insomma del vostro soggetto. Non c'è bisogno di essere precisissimi, anche perché dopo andremo a modificare leggermente l'immagine una volta applicato l'effetto. Comunque, se volete fare la scontornatura precisa, una volta fatta quella più grossolana andate in selezione, tenete schiacciato shift sulla tastiera, cliccate su selezione maschera, vi aprirà appunto la modalità migliore a bordo, e andate a selezionare i vostri capelli in modo che vi faccia la selezione più dettagliata, ma ripeto, è una procedura in più, anche perché dopo andremo a eliminare parte di questi capelli. Quindi io la lascio così, faccio ok, lui ci ha creato la nostra selezione e andiamo ad applicargli una maschera. Quindi qua in basso andiamo ad aggiungere una maschera in modo che venga tolto lo sfondo e ci rimanga solo la ragazza. L'andiamo a posizionare più o meno dove dovrebbe venire ed ora andiamo su metodo diffusione e andiamo a fare schiarisci. In questo modo, come vedete, ce la dà all'interno della nostra macchia di inchiostro. Ora l'andiamo a posizionare un po' meglio, l'andate a ingrandire o rimpicciolire, insomma guardate voi quale vuole essere il vostro risultato finale. Una volta posizionata andiamo a selezionare, nel caso siate sulla maschera andate a selezionare la vostra immagine, andate su immagine, regolazioni, bianco e nero, praticamente l'andiamo a rendere in bianco e nero, facciamo ok ed ora andiamo ad applicargli un altro effetto. Quindi andiamo su immagine, sempre su regolazioni, andiamo a fare soglia. Come vedete ci crea questa soglia. Andando a regolare possiamo andare a rendere più o meno neri i dettagli, io più o meno la lascio in questo modo, facciamo ok. Ora, come vedete, come vi dicevo prima, vedete qua dai capelli c'è rimasto questa ombra che non sta bene. Quindi andiamo sulla nostra maschera, selezioniamo il colore nero, il nostro pennello col nero andiamo a togliere, col bianco aggiungiamo. Quindi pian piano andiamo a togliere
questi riflessi più chiari che sono rimasti dallo scontornatore. In modo da ottenere bene o male questo risultato. Questo è un effetto molto veloce, però è molto carino visivamente. E niente, questo è tutto. Io vi ringrazio di avermi seguito. Vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate fatto. Lasciate un like al video se vi è piaciuto. Commentate per qualsiasi cosa, se avete domande o richieste. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!